Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News. Apriamo parlando di cooperazione, integrazione e dialogo tra i popoli, obiettivi che persegue il Festival Umbria Amico di Tamat ONG e nel quale ha trovato spazio il progetto Sano. Si scrive Umbria Amico, si legge sicurezza alimentare. Nell'ambito del Festival del Mondo in Comune di Tamat ONG, il cartellone itinerante che ha affrontato in diverse città umbre i temi di cooperazione, integrazione e dialogo tra i popoli, infatti, ha trovato spazio anche la presentazione del progetto Sano. Inserito nel più ampio progetto RASAD per la sperimentazione di reti di produzione, distribuzione e acquisto in Burkina Faso, finanziato con l'8 per 1000 della Chiesa Valdese, Sano è stato attuato nella capitale burkinabè Ouagadougou da Tamat e dal suo partner Isesevena Azemse. Nello specifico, il progetto consiste nella fornitura di pasti per 4 scuole di Ouagadougou, una scuola materna e 3 scuole elementari, durante l'anno scolastico 2017-2018 che si è appena concluso. Questo perché ovviamente, come potete immaginare, il Burkina Faso è uno dei paesi che soffre il problema della malnutrizione infantile nella maniera più forte al mondo e quindi si tratta di un intervento volto a favorire ovviamente la sicurezza alimentare dei bambini, che sono ovviamente la categoria più in difficoltà rispetto a questa tematica. E quindi noi sostanzialmente abbiamo messo a disposizione le strutture del ristorante pedagogico comunitario La Jardinière, che è stato realizzato all'interno di un altro progetto precedente nel 2015 con il nostro partner locale ICSV, quindi abbiamo messo a disposizione personale, strutture, attrezzature e ovviamente anche la materia prima. Oltre a ciò ovviamente abbiamo sviluppato anche delle attività di sensibilizzazione sull'educazione alimentare e nutrizionale, quindi su ovviamente anche come mangiare in maniera sana e in maniera corretta. Donc ce projet était très très important. È un progetto importante dal punto di vista pedagogico perché ha insegnato ai bambini come mangiare, ma è stato importante soprattutto nel fornire ai bambini un apporto nutrizionale e calorico importante, quindi sostanzialmente l'elemento fondamentale è aiutare i bambini a crescere nella maniera giusta. E a côté ce projet était un prétexte aussi pour pouvoir toucher les familles. Quindi sostanzialmente lavorare con i bambini è stato importante anche per raggiungere per esempio le famiglie, anche tramite la sensibilizzazione in tema di educazione alimentare e di educazione all'igiene, perché poi ovviamente i bambini riportano quanto hanno imparato nelle case e questo permette un moltiplicarsi dei risultati del progetto. L'incontro di presentazione a San Giustino, uno dei comuni partner del festival, si è svolto al Cinema Teatro Astra, ristrutturato e riaperto alla cittadinanza della cooperativa San Giustinese, che ne ha fatto uno spazio multiculturale e aperto a tante iniziative. Attraverso rapporti come quelli con Tamat e attraverso Tamat la possibilità di aprirci anche ad altre realtà nazionali e internazionali, riusciamo a far vivere questo posto anche di aria nuova, di un respiro un po' più ampio e lungimirante. Noi siamo molto felici e molto orgogliosi di ospitare le giornate conclusive del Festival Umbria Amico. Un progetto veramente esemplare per quanto riguarda la sua gestione, la sua rendicontazione e non mi resta che augurare che questo impegno prosegua e posso prendere questo impegno a nome della Chiesa Valdese di fornire ulteriori mezzi finanziari qualora fossero necessari. Un centro per il trapianto capelli e per la chirurgia estetica dotato delle più moderne tecnologie del settore, l'Istituto Elvetico Sanders, che ha inaugurato una nuova struttura sul Colle della Trinità a Corciano. Per noi Rossana Furfaro. Il Colle della Trinità, un tempo luogo prediletto di svago e relax per molti perugini e non solo, da oggi splende sotto una nuova luce grazie all'inaugurazione al civico 38 di Via delle Rose della rinnovata struttura sanitaria dell'Istituto Elvetico Sanders, azienda leader del settore tricologico da oltre 30 anni. La struttura è una struttura sicuramente all'avanguardia, che sarà un polo scientifico sia a livello nazionale che internazionale, perché l'Istituto Elvetico Sanders ha 22 centri in tutta Italia e uno all'estero. Ovviamente l'obiettivo è di aumentare il numero di sedi sia in Italia che all'estero e fare un numero di interventi
di autotrapianto di capelli superiori a quelli attuali. Adesso siamo intorno ai 1000 interventi l'anno e quindi sicuramente l'obiettivo è di aumentare questo numero di interventi. Nei suoi 700 metri quadrati operano oltre 30 collaboratori, di cui 8 equipe mediche, e sono presenti 8 ambienti tra ambulatori e sale operatorie, un'ampia sala di ricevimento pazienti e sale di formazione per medici e chirurghi specializzati in questo settore. Let's go. Il centro, insieme al trapianto capelli, effettuerà anche tutti i principali trattamenti di chirurgia e medicina estetica. Responsabile sanitario è il dottor Claudio Mazzeo, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. I nostri ambulatori sono dotati delle più alte tecnologie per quanto riguarda sia la strumentazione in tema di sicurezza sia per quanto riguarda la strumentazione che viene utilizzata per fare gli interventi. E tutti gli ambulatori sono dotati di tutti i comfort, quindi c'è la possibilità per tutti quanti di poter usufruire di questa nuova accogliente struttura e molto, molto avanzata da un punto di vista tecnologico. In un momento nel quale l'impresa in Italia vive comunque un momento difficile, trovare una famiglia come la famiglia Angelini che investe in un progetto che guarda al futuro e di portata nazionale è comunque un bel segnale. Come diceva giustamente, una scala che è quella nazionale, che punta però a un binomio che è quello dell'eccellenza e della bellezza, che si sposa alla perfezione con quella che è la natura e la vocazione di Corciano, dell'Umbria e più in generale dell'Italia. I professionisti che ci lavorano già ho visto che sono bravi, tanti giovani, tanti nuovi posti di lavoro, questo fa bene, insomma, al politico importa molto chiaramente chi si occupa di politica che si creino posti di lavoro. Padrino e madrina dell'evento di inaugurazione la showgirl Cristina Buccino e l'attore Francesco Arca, che non hanno certo da imparare in tema di bellezza e cura del proprio aspetto fisico. L'importante è piacersi assolutamente, poi noi donne siamo molto vanitose, quindi se una persona si sente complessata e si vuole migliorare, perché no? Perché non provvedere a migliorarsi, ecco. Io penso che l'istituto Helvetico Sanders sia una certezza sul mercato della cosmesi, dell'estetica e anche nell'ambito tricologico, che è un argomento molto sensibile per tanti uomini. Una serata all'insegna della solidarietà, quella promossa da ARONC, Associazione degli Amici della Radioterapia Oncologica, all'Hotel Valle di Assisi, che ha accolto tanti ospiti accorsi a portare la propria solidarietà. Tecnologia e umanizzazione, il tema al centro della serata di beneficenza organizzata dall'Associazione Amici della Radioterapia Oncologica ARONC all'Hotel Valle di Assisi nella città serafica. Un'occasione per parlare delle competenze assistenziali e delle tecnologie di ultima generazione di cui è dotato il reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, diretto dalla professoressa Cinzia Aristei. La radioterapia oncologica è anche molto tecnologia e quindi abbiamo questo progetto del quale si è parlato questa sera, un progetto estremamente importante che consente di sottoporre a trapianto di midollo osseo pazienti anziani, persone anziane che altrimenti non potrebbero ricevere questo tipo di terapia. Come? Attraverso una selezione del volume da irradiare utilizzando un'apparecchiatura particolare che si chiama tomoterapia, che è notazione nel nostro reparto, donata nel 2012 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. È uno dei punti di eccellenza del nostro Ateneo, non solamente dei dipartimenti di medicina, ma voglio dire del nostro Ateneo sicuramente. Proprio da ieri è tornata da Chicago, dove ha portato uno degli ultimi lavori fatti qui a Perugia, importantissimo, all'avanguardia, forse è unico nel mondo per questo tipo di ricerche. Io penso che va sostenuto da tutte le istituzioni questa cosa, perché poi chi ne riceve il benessere sono i pazienti e i cittadini. Tecnologie e ricerca caratterizzano certamente il reparto, nel quale però non è sottovalutato l'aspetto umano di assistenza e attenzione al paziente, come dimostra anche il progetto di restyling della sala d'aspetto.
Abbiamo cercato di rispondere a esigenze di disagio in questa sala d'attesa molto chiusa, molto, molto piccola, e abbiamo cercato di portare armonia, aria, luce, colore in un ambiente eccessivamente, proprio per come è il reparto, eccessivamente tecnologico e funzionale. Abbiamo cercato di giocare, di distendere, in modo che la gente che poi lo dovrà usare possa essere più distesa nella loro attesa. Noi come Aronk ci adoperiamo come in passato per rendere più umanizzata la situazione all'interno della radioterapia oncologica dell'ospedale Silvestrini di Perugia, ex Silvestrini, ora Santa Maria della Misericordia, e quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare tutto ciò che ci è possibile per dare un sollievo, per umanizzare questo percorso terapeutico. Beh, la radioterapia è uno degli esempi dove appunto l'alta complessità delle tecnologie e diciamo tutte le nuove evidenze scientifiche per la cura del tumore si uniscono appunto con un progetto di accoglienza, con un progetto di umanizzazione delle cure. Questo grazie anche non solo al contributo di tutti gli operatori nel loro quotidianità, ma anche grazie al contributo dell'associazionismo. Alla serata ha partecipato tra gli altri anche la presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi. Pesciarelli Edilizia, materiali edili, termoidraulica, rubinetterie, idrosanitari, arredi e componenti per il bagno. 50 anni di esperienza nel settore, personale aggiornato ed esperto e un vasto assortimento merci, sempre al passo con le novità di mercato, fanno di Pesciarelli Edilizia il tuo punto di riferimento nel campo dei materiali da costruzione, nell'architettura di interni ed esterni, nei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Pesciarelli Edilizia, la nostra forza è il servizio. Sai prenderti cura del tuo corpo? Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia, può aiutarti. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, microtatuaggi per trucco cromatico, extension ciglia, nails, solarium, depilazione e depilazione. Beauty è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prenota il tuo appuntamento al numero 075 5000 209. Beauty, un universo di bellezza. Grifo Vet, zootecnia, farmaci veterinari, pet shop, toilettatura. Tutto per l'alimentazione, la cura e l'igiene degli amici a quattro zampe e non solo. Vieni a trovarci, siamo in via Alessandro Volta 86 a Ponte San Giovanni di Perugia. Grifovet, la casa degli animali. Ah.
A Narni torna anche quest'anno, raggiungendo la 7ª edizione, il Narnia Festival, cartellone di eventi ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pecoraro. Vediamone un'anticipazione. Arti che si intrecciano e convivono in una commistione che dà vita al ricco cartellone del Narnia Festival. Ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pecoraro, l'evento, che ha ottenuto anche quest'anno la medaglia del Presidente della Repubblica, torna per la 7ª edizione dal 17 al 29 luglio. La sede principale sarà come sempre Narni, ma il festival si sposterà anche nelle città umbre di Terni, Orvieto, Amelia, San Gemini e Acquasparta. Lo spirito è sempre una commistione di arti, saremo a Narni principalmente, ma in varie città dell'Umbria, con tanti concerti, ne abbiamo più di 50, e tanti programmi didattici che abbracciano delle offerte sia musicali, di danza, di opera, programmi per bambini, programmi di lingua e cultura e cultura e piacere. L'inaugurazione sarà un evento straordinario perché sarà una prima esecuzione di alcune overture di Rossini nell'anno rossiniano, 150° anniversario della morte, in una particolare trascrizione per pianoforte e orchestra curata da me. Sarà questa la serata inaugurale e sarà condotta da Massimo Giletti. Seguiranno poi tanti altri appuntamenti che spazieranno per vari generi di musica, come è prassi del Narnia Festival, concerti sinfonici, concerti di opera, una realizzazione della Traviata di Verdi e tanti concerti per strumenti solisti, spettacolo di danza, spettacoli teatrali. Il Narnia Festival ripropone la messa concerto al Duomo di Narnia e al Duomo di Orvieto e l'appuntamento con la solidarietà nel concerto Christian & Friends a favore della Fondazione Gigi Girotti Onlus. In programma anche l'opera buffa con lo spettacolo di burattini e marionette per bambini, il musical con The Broadway Vagabonds e teatro con la figlia di Debussy. Spazio anche all'arte con la mostra collettiva Made in Umbria in omaggio al territorio, allestita dal 17 al 29 luglio all'Auditorium San Domenico e in varie località del centro storico di Narni. Estate significa anche tanto divertimento e a Città della Domenica il Parco Naturalistico Perugino sanno come fare con lo Schiuma Party dedicato a bambini e famiglie. Si è aperta Città della Domenica la stagione estiva ricca di eventi e con lei l'appuntamento con il Baby Schiuma Party. Tutte le domeniche nel pomeriggio, grandi e piccini possono divertirsi a tempo di musica sotto una cascata di schiuma, tra le atmosfere tipiche della spiaggia ricreate all'interno del parco situato alle pendici del Monte Pulito. Ad animare la festa ci pensano DJ Pablo e il vocal coach Simone Mone. Ma le attrattive della struttura riservano tante altre proposte per bambini e famiglie, come gli spettacoli di falconeria, tra i quali il volo del grifo, il cui protagonista assoluto è il grifone Kenya, o altre esibizioni in cui si vedranno alzarsi in volo aquile, poiane, gufi e falchi. Ci sarà Merlino, un falco Harris di 13 anni accompagnato da Danny, femmina della stessa specie, e poi Morgana, poiana coda rossa, Tuono, aquila delle steppe e i cacciatori della notte, Corinne, gufo africano, e Bubo, gufo reale, che si potranno ammirare da vicinissimo. Dagli spettacoli con gli animali a quelli a tema western, tra questi si potrà assistere ad Assalto al treno, Caccia all'oro, Leggende indiane, Sfida allo sceriffo e C'era una volta il West. Per chi ama fiabe e favole c'è anche la possibilità di visitare il villaggio a tema con le sue attrazioni e a completare le divertenti attività del parco ci sono il viaggio sul trenino d'epoca, il maneggio, i mini kart e i gommoni, oltre alle visite naturalistiche alla scoperta di flora e fauna in compagnia di guide e ranger. Grazie al protocollo d'intesa firmato tra la Città della Domenica e il Comune di Perugia, il biglietto intero acquistato per l'ingresso nella struttura varrà come abbonamento per tutta la stagione. Adesso andiamo all'Antognola Golf, dove è andato in scena Peri Green, un evento che ha fatto incontrare sui campi da golf imprenditori di diversi settori allo scopo di favorire relazioni e business. Per noi Rossana Furfor. Nel business il valore aggiunto sono le relazioni.
Parola di Carlo Ortolani, direttore commerciale e marketing del gruppo Prototipo, nato dalla condivisione di obiettivi e strategie di due aziende umbre, Arti Grafiche Paciotti e Cartotecnica Moderna, a cui si è successivamente unita la Century Box. Proprio per favorire e sviluppare relazioni tra persone e aziende e con la collaborazione dell'agenzia di comunicazione Ctome, è stato pensato Aperi Green, evento andato in scena all'Antoniola Golf. Per noi è un successo che ripetiamo per la terza volta, proprio perché viene molto apprezzata. C'è questo modo di fare pubbliche relazioni, di conoscersi tra aziende, tra imprenditori, soprattutto di cominciare a fare questo nuovo business. Quindi ci puntiamo tanto, ci investiamo tanto, è il gruppo Prototipo che sostiene questo tipo di attività. Il gruppo è formato da tre aziende che si occupano di packaging fasciato, packaging non fasciato e soprattutto stampa di alta qualità, waterless, UV LED. Ed ecco come si è sviluppato l'evento. Gli ospiti sono stati suddivisi in quattro gruppi con attività a rotazione, sono state svolte tra yoga, un training di golf, un golf fatto su un green e una passeggiata con il caddy in mezzo al percorso. L'idea era quella di farli cimentare a gruppi, appunto per farli conoscere tra di loro, e quindi un'idea anche di conoscibilità tra le aziende, perché abbiamo visto nelle passate edizioni come i partner poi non solo hanno gradito la Perigreen, ma si sono sviluppati poi degli aspetti commerciali e di business tra di loro. Un incontro che è risultato poi interessantissimo, a parte la location che è meravigliosa e che quindi favorisce sicuramente tutti quelli che sono gli aspetti conviviali e di relazione con le persone. Persone tutte interessanti, tutti a nostro agio, perché in abiti sportivi, quindi non siamo dietro una cravatta, ma siamo proprio in tenuta soft, e quindi veramente piacevole come appuntamento. Era la prima volta che partecipavo a un evento del genere e devo dire che è stato veramente gradevole. Una gradevole scoperta poi per gli imprenditori è stata quella che il golf, contrariamente a quanto comunemente si pensi, non è uno sport elitario da ricchi, se si pensa che all'Antoniola Golf un'ora di lezione con happy hour incluso costa solo 15 euro. Ogni mercoledì sera dalle 6 alle 7 per tutti faccio l'happy hour golf, e ogni giovedì sera dalle 6 alle 7 solo per le signore faccio il Ladies Happy Hour Golf. Cerchiamo di aprire le porte dal golf, perché qualche volta è considerato un sport elitista, ma vogliamo aprire le porte e fare vedere che non è così. Allora siete tutti benvenuti per provare questo sport. Dal 1833 la farmacia Bolli è al servizio del cliente con professionalità e competenza. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 8.30 alle 24, possiede oltre 20.000 referenze e reparti, specializzati nella dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, integratori alimentari, prodotti per il bambino, intolleranti al glutine e celiaci. E poi ancora, servizio infermieristico e cabina estetica che fanno della Farmacia Bolli un vero e proprio centro salute. Farmacia Bolli 1833. Tradizione e innovazione per la tua salute. C'è amore. Nero Forte veste le tue giornate. Classe e glamour a Foligno in corso Cavour 56.
indossa la voglia di stupire con i capi di abbigliamento e gli accessori uomo-donna delle migliori marche. Nero Forte, dai forza al tuo stile. Parliamo di musica per i borghi, il Festival di Musica Etno Popolare in scena dal 15 luglio a Marsciano, che quest'anno registra un gradito ritorno, quello del maestro Beppe Vessicchio, nella giornata di chiusura il 28 luglio. Torna per la sua 16ª edizione e ritrova sul suo cammino un personaggio che ha contribuito alla sua nascita. Parliamo di Musica per i Borghi, il Festival di Musica Etno Popolare, la cui chiusura sabato 28 luglio a Marsciano è affidata al maestro Beppe Vessicchio. Il cartellone, che si apre il 15 luglio, propone 8 serate durante le quali si esibiranno tanti artisti, tra cui il maestro Mogol con le custodie cautelari in un omaggio a Lucio Battisti e Karima insieme alla Perugia Big Band. Facciamo 4 frazioni del comune di Marsciano: Villanova, Castello delle Forme, Castiglione della Valle e Spina. Poi abbiamo 5 date a Marsciano, la prima con Mogol e le altre 4 con Street Food, e ci abbiamo l'ultima sera con il maestro Vessicchio. Chi sarà a rendere omaggio a Pino Daniele insieme a lei? Allora, ho Mario Biondi, perché negli ultimi tempi Mario aveva proprio aveva stretto rapporto con Pino, c'erano dei progetti da fare insieme, poi la scomparsa prematura di Pino non ha reso possibile il coronamento di questa cosa che a Mario stava veramente tanto a cuore. Ovviamente non potevo non invitare Tullio De Piscopo, perché quando Pino ha cominciato le sue prime avventure musicali, Tullio viveva già a Milano ed era già un personaggio estremamente noto, aveva queste collaborazioni internazionali. E poi un personaggio che conosco da ragazzino, perché Gigi Finizio conosco da quando era un bimbo prodigio. C'era già dentro di lui un segno, no, di una nuova fioritura della musica napoletana, e Pino è stato quello che gli ha dato la possibilità, tutto sommato, con la sua musica, di potersi esprimere e tentare. Maestro Vessicchio ha costruito, inventato insieme con noi, proprio in questa parte del territorio umbro, questa manifestazione Musica per i Borghi. Oggi sono presenti anche le istituzioni regionali, l'assessore Fernanda Cecchini, che con la sua presenza sottolinea anche l'importanza di questo evento, che ormai è la sua 16ª edizione. La proposta si incentra sulla musica etno popolare, quindi è anche un contributo ad arricchire la proposta che c'è in Umbria, che arriva dai tanti festival più o meno importanti. Abbiamo inserito comunque da 3 anni lo street food a Marsciano per la prima volta, e prenderà piede anche quest'anno con le belle novità, anche spazio ai giovani per quanto riguarda DJ set, band live. È diventata ormai una manifestazione che la città di Marsciano e il territorio vivono come propria, e ogni anno rinnovano questo gusto, insomma, di ritrovarsi nelle serate estive ad assistere a spettacoli gratuiti e sempre di grande qualità. Una qualità ribadita anche dalla location scelta per la presentazione di questa edizione del festival, la tenuta dei Mori a Villanova di Marsciano. È una struttura nuova che la famiglia Vicaroni ha messo a disposizione di coloro i quali volessero trovare nel palcoscenico del comune di Marsciano, ma di fronte al nostro capoluogo di regione, una location adatta a 1000 eventi. Parliamo di motori per la rubrica Focus Aziende e del Mercedes-Benz Sprinter, il nuovo veicolo commerciale della casa tedesca che la concessionaria Rossi Mercedes-Benz ha fatto conoscere in un evento in collaborazione con Confartigianato. L'innovazione è l'uomo al centro del cambiamento di paradigma che la tecnologia sta favorendo.
E questo è il tema affrontato attraverso momenti di confronto ed esperienze concrete nell'evento che ha visto insieme Confartigianato e Rossi Mercedes-Benz nella sede della concessionaria per van e truck a Corciano. Si parla tanto di innovazione, sappiamo che oggi tutti i media parlano di questo e alla fine non si parla più neanche di un'epoca di cambiamenti, ma veramente di un cambiamento d'epoca. In questo tipo di evento Confartigianato ha voluto portare degli esempi molto importanti di innovazione, di cambiamento, dove c'è sempre l'uomo al centro con le sue idee. E devo dire che questo lega tantissimo con il brand Mercedes, che è sempre in continua evoluzione alla ricerca dell'innovazione attraverso i suoi prodotti e quindi anche con la nostra azienda Rossi. In questo contesto Rossi ha presentato il nuovo Mercedes-Benz Sprinter, un veicolo commerciale che sfrutta le potenzialità della nuova tecnologia come nella filosofia della casa madre. È un contenuto di innovazione veramente molto, molto importante. Basti pensare che il nuovo Sprinter uscirà con il nuovo sistema MBUX che abbiamo già conosciuto qualche giorno fa con la nuova classe A. È un sistema intelligente che riconosce il comando vocale e che quindi di fatto è un assistente personale, quasi un assistente personale per il conducente, senza levare e il piacere di guida per le vetture, per i veicoli invece rendendo il trasporto sicuramente più agevole e più sicuro. Quindi l'innovazione è il centro di questo incontro, ringraziando anche Confartigianato che è partner insieme a noi. C'è una convenzione che la Mercedes e la Rossi vogliono portare avanti in maniera forte, sinergica, per creare sempre più vantaggi nei confronti del cliente. Ancora per la rubrica Focus Aziende, questa volta andiamo a Gualdo Tadino, dove è in corso la mostra Meraviglie d'Estasi dedicata alle opere di Luciano Ventrone, alla quale ha dato il suo sostegno la Satiria Auto, dimostrando vicinanza al territorio e alle sue iniziative culturali. Vicinanza al territorio e promozione del suo sviluppo armonico anche attraverso la cultura. Convinta della bontà di questi obiettivi, Satiria Auto ha deciso di proseguire nel suo sostegno alle attività del Polo Museale di Gualdo Tadino, che ospita fino al 28 ottobre nella Chiesa Museale di San Francesco la mostra Meraviglie d'Estasi di Luciano Ventrone, curata da Vittorio Sgarbi e Cesare Biasini Selvaggi. Siamo orgogliosi oramai ad anni che aderiamo a questa attività del polo museale, della promozione, diciamo, delle mostre, perché crediamo moltissimo nella correlazione fra arte e aziende. In esposizione all'interno di Meraviglie d'Estasi 18 opere del maestro romano, di cui 11 dipinti inediti che prediligono il soggetto della natura morta, ma anche un monumentale polittico di 9 metri quadrati mosaico raffigurante una melagrana spaccata, esposto precedentemente nel padiglione Italia della 54esima edizione della Biennale di Venezia. In un certo senso l'arte ispira tutti i nostri designer nella produzione di nuovi modelli e noi quindi ci sentiamo vicini, ma soprattutto siamo vicini al polo museale che attraverso queste attività promuove la nostra bellissima città di Gualdo Tadino. Un territorio, quello di Gualdo Tadino, in cui Satiria Auto ha una lunga storia, è infatti presente dal 1966 con una propria sede, da poco sottoposta a un importante restyling, e proprio qui ha portato il marchio Ford, di cui è concessionario ufficiale. Abbiamo deciso di essere presenti con questa mostra portando il brand Ford, che è massima espressione comunque di design e di elevata tecnologia di infotainment interna nelle sue vetture, proprio perché vogliamo avvicinare questo brand all'arte, perché in un certo senso con i nuovi standard elevatissimi qualitativi di estetica si dimostra un po' vicino all'arte, quindi volevamo promuovere questa associazione.
Questo era l'ultimo contributo. Prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Da Carla Damo e dalla redazione di Avignews un buon proseguimento di programmazione.